Linea 2 della metro, stazione Montesanto. Si compie l'inversione quando arriva la luce stazionaria degli umani. In gruppi frettolosi se ne vanno, da soli arrivano, chi piano, chi in affanno. Non una volta che si separino da questi loro gesti di salire, di scendere, ma sempre in questa loro stazione della luce assicurata. Non sanno cosa farsene del nero fiato della rincorsa, della curva che morde per la fame, della bava acquolina che rimorde. Sintetizzare in poche parole la figura artistica di Eugenio Locrezi, medico, è compito arduo, in quanto la sua attività letteraria e artistica ha spaziato e spazia tra musica, poesia, narrativa, critica letteraria. Inoltre è curatore e redattore di riviste e rubriche, organizzatore culturale, performer e altro ancora. La molteplicità di attività e interessi in Eugenio non ha nulla di dispersivo, ma riesce a riverberarsi e concentrarsi nelle sue opere letterarie, in cui sono presenti gli echi della musica, del blues e del rock in particolare, esplicitamente richiamati in molti suoi testi. Della danza e della lirica, basti pensare ai suoi omaggi a Pina Bausch e Maria Callas, della pittura, dell'architettura e naturalmente della frequentazione della letteratura e della poesia, in particolare quelle del Novecento e non solo. Carmelo Bene, Tommaso Landolfi, Nanni Cagnoni, Bernard, Corrado Costa, René Char, Ben, Amelia Rosselli, Umberto Saba, Edoardo Sanguinetti, Andrea Zanzotto e poi Villa, Cavallo, Borges, Pound, per citare solo alcuni degli autori con cui Eugenio dichiara espressamente di dialogare. Ghost Tale. Nello sprofondo della sanità, nottetempo, gli spiriti floridi nel lucore del latte discettano sulle miserie delle pulci umane. L'uno con l'altro si guardano le mani, divertiti, si palpano le vene morte col sangue appena trombizzato. Spingendo tra le dita trasparenti, giocano col trenino dei coaguli. Poi se ne vanno e gli spiriti stenti, scendendo in processione i lavinai, bisbigliando rimpiazzano quelle memorie fresche e risentite col pietrisco di voci senza eco. Capire che si dicono è questione degna delle morene a fondovalle. Laggiù l'orecchio ascolta periodi millenari, intercalare che somigliano a ere. Sospensioni pazienti, vene come schisti taglienti, sul lato volare degli avambracci, sulle stente mani che smagrano nel latte della notte. Tutte queste influenze non hanno nulla di estrinseco, non sono meramente giustapposte in citazioni, ma nel corpo dei suoi testi diventano sintesi originale, nuovo sguardo sul mondo e su se stesso. La sua attività letteraria è politica, nel suo senso etimologico, perché nasce e fiorisce nella città, si confronta con la realtà,
con elementi diversi e riducibili a un discorso consolatorio, sia culturale che ideologico. Quindi le contraddizioni della realtà possono essere solamente dette in maniera poetica, espresse e fatte esplodere come schegge di pensieri che colpiscono il lettore ad alzo zero. Per questo motivo, pur essendo una scrittura che si confronta con il luogo dell'esistenza, coi luoghi del nostro immaginario e della parola, non è mai una poesia elegiaca. Nell'attraversare il mondo, la scrittura di Lucrezia assume sempre un corpo a corpo che dice il bello, il meraviglioso, ma lo fa emergere per vie eccentriche, a volte disturbanti. Più volte abbiamo ascoltato, durante le sue stesse performance, ribadire da Eugenio Lucrezi che la musicalità non è altro che un facilitatore dell'espressività dei segni che descrivono la poesia. Ora noi sappiamo che un tipo di affermazione del genere si riferisce all'impianto della declamazione della poesia, che di regola non dovrebbe mai essere accompagnata da un sottofondo musicale, come si fa di solito, se non dai propri segni di espressività che sono già di per sé musica. E infatti noi abbiamo accompagnato la registrazione della sua voce con la musica da lui stesso prodotta in quanto interprete pure musicista. E lo abbiamo fatto solo perché mancavano alla registrazione che abbiamo effettuato quei segni della sua espressività che lui esprime durante i reading pubblici, liberi, in cui viene invitato. Uccello che ti torci, alto sul ramo torto, una gola pronuncia, infermi gridi rochi, impronunciato dire, pena che si spalanca, improvviso di ali che non possono adire, il petrolio del cielo, sonora esclamazione, di frutti incerti e rami sorpresi mentre soffiano, flutti di fiati arsi, becchi che fiamma ustiona, domani impicciolito, è impossibile dire, la spalancata pena, voragine cosciente, sonoramente persa se la vigilia stenta, e s'invera una fine nel mezzo impraticabile, che stringe nello spazio di un tempo irragionevole, la misura costretta di un viaggio smisurato, da un limite qui al gorgo impreparato, di un domani spaurito, distante nessun passo, precipite passaggio di gola palpitante, che ripassa il tragitto mille volte e risillaba, la pratica temuta, sognata e risognata, nell'onda impraticata del bosco che precipita, nell'arrivo lontano a portata di mano. La casa al mare. Un sogno Covid. Strana casa,
Ma strana, che strana, la casa. Se mi trovo per caso a casa, che strano. Mi capita di andare a spasso, a spasso. Mi capita di entrare adesso, adesso. Di aprire la mia porta di casa al mare. Casa che è su, sospesa, a picco, sul mare. Di entrare e di trovare in casa il mare. Di scendere in cantina, che strano. Di andare di gradino in gradino, che strano. Nel mare. Di salire in soffitta, correndo con mano il vecchio corrimano, trovando, che strano, una guardia in garitta che guarda il mare. Mi capita di entrare, che strano, in tinello di trovare che in quello, che strano, c'è il mare. È sempre stato sotto, ricordo, il mare. Così ci si può andare scendendo al mare e dopo ritornare salendo dal mare. Strano caso trovare il mare in casa. Strano caso nuotare nel mare in casa. È come se nel gesto poetico la poesia si sia liberata dal peso della tradizione e ancor di più dalla tradizione dell'antitradizione, da tutto ciò che di posticcio e obsoleto c'è nel discorso contemporaneo, per abbandonarsi, abbandono controllato e disciplinato dallo stile, a un dire rapsodico ed essenziale al tempo stesso. Ne è testimonianza una delle sue ultime opere, Bamboo Blues, di Una notte tempo, opera che sente la forza di un lungo silenzio e in cui sono sintetizzati tutti gli aspetti dell'immaginazione della parola di Eugenio. Magnificenza, batticuore sensibile che spacca questa pietra magnifica. È incredibile che esistano frequenze compatibili con il solo tumulto che trasmette la fenditura al marmo, che non lascia righi di bava né graffi inefficaci, così dalle tue ossa si sprigiona la magnifica carne. La patafisica è una disciplina pseudoscientifica e filosofica che si occupa dello studio degli eventi al di là della metafisica, ovvero di tutto ciò che è immaginario, fantastico o irrazionale. Il termine stesso, coniato da Alfred Jarry alla fine del XIX secolo, deriva dal greco pata, che significa oltre o di là, e fisica, che significa fisica. La patafisica è spesso definita come la scienza delle soluzioni immaginarie, esplorando concetti e realtà impossibili, e giocando con l'assurdo e l'irrazionale. Essa si manifesta attraverso testi letterari, opere d'arte, performance teatrali e altre forme creative. La patafisica sfida le convenzioni logiche e scientifiche, invitando gli individui a esplorare il mondo attraverso una lente di umorismo, creatività e libertà concettuale. A Mario Persico. Ho praticato Persico, l'artista praticabile. Praticando la pratica mi sono un poco perso. Mi ha ritrovato Persico, l'artista praticato dopo che mi ero in pratica perso nell'improbabile. La patafisica, la scienza più vasta e profonda, che contiene in sé tutte le altre scienze, che lo vogliano o meno, è stata illustrata da Alfred Jarry nella figura ammirevole del dottor Faustrol. In Gesti e opinioni del dottor Faustrol, Alfred Jarry definisce la patafisica come la scienza delle soluzioni immaginarie. Queste soluzioni sono particolari che non si cercano di amalgamare in un'unica grande idea. La patafisica preferisce l'eccezione al caso generale, aprendo così un universo aggiuntivo al nostro in cui l'invenzione può sbocciare.
Celio Maria Martini, melodia. Superego mefitici misurano sotto boschi, mezzani, masochistici, sine quibus non marcare meta, sine qua non mancare e mancherebbe. Settembri marcescenti minimizzano sadicamente macabre maiuscole, surrogando momenti memorabili, sodomizzano mosche metafisiche. Sapessi maledire miscredenti, sublimerei magnifici miscugli senza mortificare meraviglie. Sorvolando miniere morfologiche, saprei morire mineraleggiando, scavando malebolge millimetriche. Capazzita, capazzita, che fai? Torna ma consulà, cape morta, a dov'ai? Viena ma pettinà. Capazzita, nascun l'ossicel in tua panna. Capasora, tu strignama, che l'ate se ne vanna. Capamasta, tu cantama, mi fa addormentà. Capa santa, tu sciosciama, poi mi fa respira. Capa bianca, con l'aga arrepiglia ma vesta. Capa nera, co fila fa la bella pa festa. Capa, leva mopissima e fa sta traversata. Capa, mietta man terra, mo che so appena nata. Miettami in terra, mo che so appena nata. Monte Santo. 1. Subterranean Pants and Terra Homesick Blues. I got a subterranean tips of running homesick blues, homesick blues down in the subway. Fuyenu sotto terra, panza in terra, homesick blues, down in the subway. I got the tiptoes running, subterranean, homesick blues, here in the underground. Fuyenu panzan terra, sotto terra, homesick blues, here in the underground. Due,
Santa Maria di Montesanto, da quando altissima biancheggia nella piazza di Montesanto, davanti alla Basilica, la statua di Gesù benedicente e il popolo che gocciola sui basoli dai quartieri spagnoli a Piazza Dante, svicolante tra Tarsia e Pigna Secca come sangue che gli esce dal costato, il popolo simmetrico dei diavoli che tiene casa da tempo immemorabile negli antri bruni di Monte Calvario e sui neri terrazzi dove si prega e insieme si bestemmia colui che moritur postquam resurrescit, si è ritirato in fretta nei cunicoli Downing Subway, cacciando giù, dopo una bella zuffa, nelle fogne, il popolo terzano dei ben pasciuti ratti ed il quartano delle rapide blatte, ciascheduno fino a quel dì, nella proficua pace dell'alternanza regnante e sovrano. Linea 1 della metropolitana, stazione Dante. Song Kabash Song. Song aspettando o treno. Stava arrivando qui. Ma lo perdo. Aspetto chi la roppa. E poi perdo pure quello. E prendo quello ancora dopo. Ma lo perderò. Perderò anche quello ancora dopo. O biloco qui. Stava arrivando. Però l'ho perdo sicuro chi sto qua. Aspetta chi la roppa, sperando che lo piglia, ma perdo pure chi la, mannaccia miseria. C'è un ritmo universale e un ritmo che si può cogliere pur differenziato in ogni singolo sistema di paese, di cultura, di andamento musicale. Sono i ritmi sinusali che nascono dal cuore di quegli schemi. Proprio come fa il corpo umano che è diretto da impulsi cerebrali, ma che si affidano ai battiti autonomi del cuore che tiene in vita tutte le cellule del sistema. Note che si ascoltano in sequenza, che applicate ad una gestualità noi consideriamo ritmo. Tutto è ritmo. C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme. Sette. Sabba. Tormento. Topiglia e non tolas. Talasso e tripiglia. Topiglia e non talasso. 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 Talasso e tripiglia. Tapiglia non dolasse, dolasse te ripiglia, tapiglia non dolasse, dolasse te ripiglia, tapiglia non dolasse, dolasse e te ripiglia. Quando siamo veramente presenti, quando viviamo il momento e quando riusciamo ad entrare in un processo di visualizzazione, il cervello non percepisce più la differenza tra l'esperienza di vita reale e ciò che la persona sta immaginando. Quindi imparare a vivere il momento e a non pensare allo scenario peggiore
significa essere presente. Il cervello non è in grado di distinguere se qualcosa è reale o meno. L'esperienza arricchisce i circuiti cerebrali, quindi il cervello inizia a pensare che tale esperienza sia già avvenuta nel tempo. Ed ecco perché inizia ad installare una sorta di hardware neurologico prima dell'evento, perché a questo punto si sta creando un circuito. Al centro della visione di Lucrezi, perché di questo si parla quando ci si confronta con la parola poetica, mi sembra esserci il polemos, uno scorgere i contrari in ogni elemento della realtà, e la poesia assume il compito di smascherare le bruttezze del mondo, anche con l'ironia esplicita o sottesa, vero sentimento del contrario, con chiara funzione ermeneutica. Ma la forma poetica in quanto tale dice la realtà, la filtra attraverso lo stile che in Lucrezi non è mai fine a se stesso. Stile che assume spesso un'istanza musicale, sonora, attraverso la sperimentazione di metri e di varia ascendenza, ma sempre funzionale al dire. Insomma, lo stile è il grimaldello per aprire la porta del mondo, per mostrare i suoi trucchi, i suoi inganni e il suo orrore, ma anche la meraviglia delle sue forme, che possiamo percepire attraverso lo sguardo e l'ascolto che diventa parola, stupore del dire, ma anche ferocia del mostrare il male. Anche nei suoi accenti più lirici, la poesia di Lucrezi non è mai consolatoria. Mostra, dice, espone, apre possibilità e libera chi scrive e chi la legge. Tutto è ritmo, ma l'importante è uscire fuori dall'appiattimento di una singola azione, da un singolo battito ed avviarci alla poliritmia della idealità dell'individuo. La vita è un ritmo di azioni e tutto l'impianto fonico non è altro che l'ambientazione che si crea al passaggio di quei segni che esprimono l'azione. Ora dobbiamo capire che così come riconosciamo, per esempio, il suono di un tuono e lo caratterizziamo all'ambiente meteorologico, così percepiamo il senso delle parole in quale contesto vengono parlate. Eugenio Lucrezi fa proprio così, legge le sue poesie utilizzando non solo il suono delle parole, ma la gestualità del proprio corpo. Gestuale, come se stesse ridisegnando coi suoi stessi atteggiamenti quei segni grafici sulla spinta dello stesso conceptus, ripercorrendo il senso del primo pensiero che aveva attraversato. Ecco perché non ha bisogno di altra ambientazione musicale per esprimere se stesso. Solo che palpitassero a dovere le ali, solo che non tenessero spianate colubrine, solo che respirassero le creature tranquille, e non questo subbuglio di chi vuole ed uccide, solo che si schiudessero le tendine del vento, precluse dalle sagome degli orchi che pattugliano, correnti carezzevoli bruciandole con cura, come fossero inferni vicini a dismisura, solo che si appianassero le più aguzze muraglie, ostacoli invincibili sbarrati dalle orche, che sfoderano sciabole di dolore e di fame, di ossicini e di piume, di vene e di impossibili, scavalchi di confine, presidiati da diavoli, vanitosi a dovere, nei piumaggi da dei, scintillanti di buio, sì che non è difficile riempire la misura, abitare uno spazio, se non fosse la culla di nazioni ridicole, fondate sul patibolo di un transito difficile, fondate sull'ostacolo del fiato e della pena, col grido che si tronca per non adire il volo, l'ostacolo sonoro, le sinistre sirene, il pieno che si svuota fa le misure piene, di un niente che si ingolfa per seminare niente, arabesco di piume, decoro dei morenti, uccello che ti torci, alto su rami torti, se i vivi sono morti e mentre tu morivi, si insemina la morte di mille rami vivi, se i vivi sono morti e mentre tu morivi, si insemina la morte di mille rami vivi, se i vivi sono morti e mentre tu morivi, si insemina la morte di mille rami vivi. Thank you.
Montessa.